Ben ritrovati in studio per Asci News, l'avevamo anticipato, abbiamo con noi un ospite, il direttore di Arezzo Channel, Gianni Brunacci. Che di solito, buongiorno a tutti, a te Marco e ai telespettatori, di solito arriva il lunedì e commenta un risultato positivo dell'Arezzo. Stavolta mi tocca commentarne uno negativo, nel senso che l'Arezzo ha perso a Cuneo, meritandolo tutto sommato, diciamo, la squadra è sembrata un po' opaca. Questo è parso il problema principale. In realtà mi piace far presente, ne parlerò anche stasera in Amaranto World, che ci sono delle motivazioni alla base di questa sconfitta che non sono solo, diciamo, di una generica flessione della squadra che poi ci sta È in fisiologica intero anche. campionato. È difficile non avere momenti di flessione. Le ultime due partite sono state uno di questi, ma al di là di questo bisogna ricordare quelli che sono stati gli assenti che tu hai citato nella prima parte della nostra trasmissione, che non sono secondari, cioè Luciani poteva essere anche sostituito perché era da un po' che si vedeva che aveva qualche problema. Questo problema poi era la pubalgia, che è una di quelle cose dalle quali non si esce così rapidamente, così facilmente, diciamo. Quindi c'è da aspettarsi che Luciani non sia in perfette condizioni ancora per un po'. Ci mancavano i due centrali di centrocampo, sia Basit che Salifu, per problemi di salute anche per loro. Ci mancava Remedi, una delle possibili alternative di centrocampo. Insomma, è andata a finire. Ci mancava E Belloni. Belloni. Belloni, come alternativa è importante. È vero che abbiamo preso Rolando, ma l'abbiamo preso proprio perché ci fosse un ballottaggio tra i due. Non solo, ma queste assenze hanno costretto dal canto a cambiare qualcosa nella formazione. E soprattutto a spostare Buglio al centro del centrocampo e a far esordire Benucci. Benucci. Ora, con tutto l'affetto, il bene e la stima che si può avere per Benucci, bisogna considerare che era appunto all'esordio in campionato, in una partita molto difficile, dove la squadra non l'ha aiutato molto. Però, come si è visto ora, ha fatto una bella traversa e per un pelo non ha fatto gol. Se avesse segnato, tutti a dire: ah, Benucci di qua, Benucci di là. In realtà poi è arrivato questo gol che state vedendo del Cuneo, che però è un vero gollazzo, nel senso che, colpita la traversa, c'è stata una situazione strana dove forse Sala ha subito anche un fallo, eccolo lì, probabilmente è stato tirato indietro e questo ha fatto sì che colpisse quasi involontariamente con la testa il pallone e lo mettesse sui piedi di Defendi, ex di turno. Gli ex, si sa, segnano spesso. Defendi l'ha messa dentro. Noi Tra l'altro non segna spesso, è no, segna quasi preciso, mai. preciso. Vabbè, è andata così. Noi abbiamo visto comunque che alcuni elementi non sono al massimo della condizione, è inutile negarlo, non c'è niente di male, ma Cutolo non è quello di qualche partita fa, lo stesso Foglia, diciamo, ha un passo diverso dal solito, l'Arezzo è in un momento non brillantissimo, quindi speriamo che contro il Novara, le cose vadano in maniera diversa, diciamo. Era qualche partita che non c'erano più contestazioni verso l'arbitraggio, no? Quello di sabato ti ha convinto il direttore di gara? C'è stato qualcosa che ha penalizzato l'Arezzo? Ma in generale no, in occasione del gol del Cuneo forse c'era un fallo del difensore che dell'attaccante che ha disturbato Sala. Sala ha allargato le braccia, ha cercato la punizione, ma non c'è stato niente da fare. Vabbè, questo però non è una cosa così determinante. L'Arezzo dal gol preso aveva ben più di un tempo per recuperare e non ha fatto quasi niente. Cioè,
mentre aveva avuto delle occasioni, anche una con Cutolo molto importante, ma anche la traversa di Benucci e anche qualche altra situazione favorevole, prima che segnasse il Cuneo, in realtà dopo la squadra non ha avuto una reazione come ci si poteva aspettare. Ecco, questo può essere un punto dolente, cioè purtroppo la squadra non ha avuto la forza psichica, fisica, psicofisica, non lo so, di reagire, di portare dalla sua la partita nel secondo tempo. Non c'è stato proprio modo. Dal canto alla fine ha usato tutte le sostituzioni che poteva in attacco, ma la situazione si è sbloccata, è rimasta tale e quale. Purtroppo succede, ecco, bisogna anche abituarsi al fatto che si può anche perdere. Abbiamo perso 4 partite, le altre ne hanno perso di più, tutte, compreso Dentella, compreso la Provercelli, che Provercelli viene da 2 partite, da 2 sconfitte consecutive. Infatti l'Arezzo frena, però la classifica rimane buona. Cioè, frenano anche le altre. C'è solo la Virtus Entella che è un Entella, treno. Entella non si ferma. Ha pareggiato a Pisa, che non è uno scherzo di questi tempi, perché Pisa dopo la campagna acquisti è una rosa veramente forte. Però l'Entella sappiamo tutti che squadra è. Poi nelle alte sfere forse lo vedono volentieri in Serie B, insomma, l'Entella, perché almeno stando ai si dice gli era stata promessa a suo tempo la Serie B e poi è stata tolta, insomma, cosa un po' stressante per una società. Si è preoccupato Gianni dalle ultime 2 partite, comunque sia con l'Olbia una prestazione non convincente, però alla fine è arrivato questo gol vittoria di Burzigotti, sì, 3 punti, con il Cuneo un buon primo tempo, comunque sia è mancata la reazione. Bisognerà vedere se dal canto ha compresa la situazione, sicuramente l'ha compresa, riuscirà a dare quel mordente, quella grinta, quel spirito di corpo all'Arezzo che serve quando la condizione magari non è esattamente al meglio. Novara è squadra buona, sicuramente in questo momento sta facendo delle buone cose, ma se viene ad Arezzo a giocarsela, non è detto che riesca a tirare fuori qualche punto dallo stadio da Città di Arezzo. Perché? Perché l'Arezzo ha comunque una capacità di fraseggio e di gioco in generale ottima, anche se la condizione fisica non fosse al massimo. Se ti fanno giocare, il problema è che il Cuneo non ci ha fatto giocare, così come era successo all'Olbia. Ho l'impressione che i dirigenti del Cuneo e l'allenatore abbiano guardato bene la partita Arezzo-Olbia prima di giocarsela con l'Arezzo, e allora abbiano pensato che forse era bene non innaffiare il campo prima della partita. Infatti sembrava un campo di patate, con tutto il rispetto per i cunesi, che sono anche buoni da mangiare, tra l'altro il campo di Cuneo aveva una superficie non piana e bitorzoluta, diciamo, quindi ho avuto la sensazione che fosse una scelta che è tattica questa. Gianni, una delle eredità negative della trasferta di Cuneo sono i 2 gialli rimediati da Brunori e da Pelagatti. Ora, Pelagatti in difesa abbiamo fatto vedere nelle partite precedenti che può essere sostituito, perché comunque sia Burzigotti, qualcuno da mettere in centrale in difesa c'è. Un po' più complicata può essere la sostituzione di Brunori, anche perché Butic è stato fuori. È stato indisponibile, speriamo che possa essere a disposizione per sabato prossimo, perché se no abbiamo un solo attaccante, cioè Persano, da mettere al posto di Brunori. Almeno avere comunque le 2 alternative sarebbe importante. Butic dobbiamo ancora vederlo, perché è stato utilizzato nei 10 minuti finali un paio di volte, quindi finali nei quali l'Arezzo si difendeva e non pensava assolutamente ad andare a fare cross per Butic e quindi è difficile capire, per chi non lo conosce, che giocatore sia. Dal canto lo conosce, se lo può utilizzare lo utilizzerà sicuramente nel modo migliore. Abbiamo letto nella prima parte del presidente Lacaba che ha dichiarato che
un terzo o un quarto posto equivarrebbero ad una vittoria del campionato. Sei d'accordo? È stato eccessivamente cauto? Come... No, lui pone un obiettivo per stemperare una delusione, diciamo, di una partita. In realtà è uno che il calcio lo conosce abbastanza, la cava, e rilascia l'intervista nella quale dice: il nostro obiettivo è il terzo posto, scordatevi il primo, però se noi arriviamo terzi abbiamo dei vantaggi ai playoff, e quindi lì ci puntiamo veramente. Anche il quarto dà qualche vantaggio, dipende poi chi sono gli avversari successivi al primo turno, ma insomma il primo posto è da dimenticare. In realtà c'è ancora il secondo posto darebbe un vantaggio enorme, perché è quello che ti porta in semifinale. Devi vincere un turno e due turni praticamente, quindi una semifinale e una finale, grosso modo, perché sono due le squadre che salgono di sopra, e quindi non ci sarà la finale classica ai playoff, non servirà. Quindi arrivare secondi sarebbe veramente un salto di qualità molto importante, darebbe anche più tempo per prepararli i playoff, perché avresti una pausa più lunga rispetto al campionato. Ma i concorrenti per arrivare secondi sono Piacenza, Carrarese, Provercelli. Pisa, insomma, chi più Siena. Siena stesso, cioè chi più ne ha più ne metta, ecco. La vedo difficile, cioè, queste che ho detto sono tutte squadre che hanno speso molto più dell'Arezzo nelle campagne acquisti rispettive e almeno sulla carta erano in grado di vincerlo il campionato. Ora sono lì insieme a noi a giocarsi le posizioni più alte di questi playoff, vedremo chi avrà ragione. Noi a questo punto, come dice una mia amica tifosa, possiamo già stappare la bottiglia di champagne. Noi ci siamo salvati, siamo sicuramente nei playoff, forse neanche decimi, diciamo. Che vogliamo di più rispetto a quello che era il programma iniziale? Siamo già a buon punto, quindi niente disfattismo che non serve a niente, e tifiamo per l'Arezzo e seguiamo l'Arezzo. Ultima battuta, Gianni, sabato ore 16:30 arriva ad Arezzo il Novara, può essere una partita per ripartire? Sì, appunto, dicevo, è un'avversaria tosta, non è facile, però non è quella squadra che ti aggredisce, diciamo, appena c'hai il possesso palla come ha fatto l'Olbia e il Cuneo. È una squadra che forse ci farà giocare di più, quindi potrebbe essere una buona occasione per riprendere il cammino, diciamo. Gianni, noi ti ringraziamo, ricordiamo che con te l'appuntamento è anche questa sera con Amaranto World. Certo, alle 19:50. Ora, pochi secondi di pubblicità, poi ci ritroviamo in studio per la terza e ultima parte di AC News.